voglio vedere, vieni qua, se no senti. Dice, non scappo, io ho sentito nel servizio tuo, dice, scappa anche lui, scappa, io non scappo. No, lo so, è ironico. Lo so, però. È ironico, lo sai, poi io. No, io non lo so. Posso sapere, ma non lo so. Allora non ho fatto capire il senso, ho sbagliato io. Buonasera. Chi copre alla domanda? Ma che fai sempre domande difficili? Falla più semplice, lo so che sei istruito, però. Cavolo, qual è la domanda? Non sono istruito, sono libero. Ah, ok. Questo me lo concedo. Se no mi fai pensare troppo. No, ma. Perché. Allora, io. È un discorso che poi va affrontato, ma forse abbiamo già affrontato, non lo so in parte. Io a Catania mi trovo particolarmente bene. E con alcune persone vicino alla squadra si è creata anche una certa amicizia, c'è anche un certo affetto. Credo che questa squadra possa avere potenzialità anche in futuro. È inutile dire che è stato un campionato esaltante anche per me, dove ho trovato tanto rumore, ho trovato un sostegno da parte, un appoggio da parte della società che è sempre presente, dove si occupa anche della gestione del calciatore fuori dal campo, quindi questo mi ha aiutato moltissimo nel mio modo di fare l'allenatore. Che devo dire, senza usare nessun velo, io per ora non c'è niente di concreto con nessuna squadra, e credetemi che in questi ultimi mesi c'è stata la possibilità di poter essere, o di poter essere, come dire, interagire, per interagire con qualche società importante. Non l'ho mai fatto per rispetto per il Catania, perché c'era un campionato in corso, perché c'è un campionato in corso, e anche rispetto ai miei pensieri, quali erano i miei pensieri. Tutto questo per arrivare a dire che per la Roma è una debolezza non soltanto per la mia storia, non soltanto per il mio trascorso da calciatore e da allenatore, ma anche per questioni familiari che mi legano alla città. Per essere ancora più deciso, io prima di venire a Catania ero abituato a portare mio figlio a scuola la mattina, e se nell'immaginare questo nel prossimo futuro sicuramente mi potrebbe condizionare nella scelta, ma ad oggi, ripeto, non c'è altro che rumore che mi lusinga, naturalmente, però questo non significa che io abbia scelto e che io abbia dei giorni, come si è detto, per scegliere, perché nessuno, non ho avuto modo di parlare con nessuno della Roma, se non sabato come battuta, perché c'è un rapporto anche di lunga data con i dirigenti, quindi c'è anche una certa confidenza. Ma questo è stato fatto anche davanti ad altre persone, quindi ad oggi di reale e concreto da parte mia non c'è niente. Non ho agenti, quindi nessuno può parlare per me, nessuno può aver parlato per me, quindi questa è la realtà attuale. Insomma, col presidente e col presidente c'è, penso, un grande rapporto di fiducia, di stima, di chiarezza, e ci incontreremo per valutare insieme il futuro insieme, o non lo so. Mister, al di là di quella che sarà la decisione sua futura, secondo lei quali potrebbero essere i rischi di un eventuale ritorno a Roma e i rischi di un eventuale ulteriore stagione invece a Catania? Ma non lo so, i rischi ci sono sempre, sono dappertutto, naturalmente a posteriore è tutto più facile, però i rischi ci sono dappertutto. Chi fa questo mestiere non può mai gioire, non può mai gioire per una vittoria, figuriamoci se uno possa gioire dopo una stagione o puoi gioire sempre. Questo mestiere non ti permette di gioire, quindi i rischi sono da calcolare sempre, e quindi lo sono da tutte le parti. Però se c'è una differenza tra le due piazze di rischi? Uguale, rischiano tutti, perché così, se non parti bene rischi dappertutto. Spesso un'atmosfera, faccio la prima domanda, poi quello sono stato patetico, no? Eh? Se mi sono fatto prendere, sono stato un po' patetico, no? No, poi intanto non esce a quale specifico dove va. No, sulla partita dico, ok, Catania ha perso, però ha completato un campionato 48 punti, immaginabile, ma ha tenuto fede alla promessa quasi all'inizio stagione. Quasi. Quasi. C'è da essere soddisfatti ed è soddisfatto. Ma io se analizzo intanto la classifica non la guardo, non gli do un peso particolare, non glielo do neanche prima. Io credo che Catania abbia fatto un grandissimo campionato,
dandoci tantissime gioie, giocando un buon calcio, con interpreti molto interessanti, perché poi sono sempre giocatori che fanno la differenza. È stato anche un campionato regolare, rispetto alle nostre ambizioni e alle nostre potenzialità. Avevamo anche raggiunto una posizione di classifica particolarmente bella, che poi andava legittimato nell'ultima parte, dove non siamo stati in grado di farlo, probabilmente anche perché le motivazioni sono calate e la storia di questa squadra dice che ha bisogno sempre di avere motivazioni sopra, sempre motivazioni particolari, deve essere sempre la partita più importante dell'anno per rispondere al massimo. L'ultimo periodo inevitabilmente non è stato così e abbiamo sciupato in parte il grande campionato che i giocatori hanno fatto. Mi dispiace principalmente per loro, perché evidentemente una posizione di classifica sarebbe stata più vicina a quanto hanno espresso sul campo, però il calcio bisogna anche essere realisti, concreti, e evidentemente qualcosa ci è mancato, forse un gradino, l'ultimo gradino, che poi rispecchia le ambizioni dei 50 punti in base ai 48 che abbiamo, sono in netta proporzione. Quindi la seconda domanda di conseguenza è: meglio per un allenatore cercare di salirlo questo secondo gradino la stagione successiva, oppure prendere un treno che magari domani non potrebbe più passare? Perché oggi, ce l'abbiamo chiesto 100 volte, Montella è l'allenatore più amato dagli italiani, da quelli che fanno il mercato, ma domani potrebbe anche non capitare più, che lo sa meglio. Io penso di aver risposto prima, so benissimo che, anzi so benissimo, credo nella mia carriera anche da giocatore le mie scelte siano sempre state ponderate, non abbia mai avuto fretta, perché ho fatto veramente tutte le categorie e tutti i livelli, anche in Serie A ho giocato nella squadra media, poi in quella grande, quindi so aspettare, però per determinate situazioni credo che possono, ma non è la grande squadra che oppure che scappi eventualmente, è la situazione che probabilmente è diversa e non potrebbe capitare, solo questo. Naturalmente questo è, penso in parte aver risposto prima, ora non voglio soffermarmici troppo, sennò insomma non vorrei parlare d'altro. Mister, a fine stagione di solito si tirano le somme, volevo chiederle qual è il ricordo per ora più gratificante di questa sua prima stagione a Catania. No, ma l'insieme, l'armonia di uno spogliatoio, grandi parti della stagione un'armonia generale, un pubblico che ci ha sempre sostenuto, ci ha sempre seguito e si è sempre entusiasmato insieme a noi, sempre di più questo amore o questo affetto è cresciuto nella dimostrazione, quindi è stato, ripeto, il merito dei ragazzi. E io ho trascorso veramente un'annata particolare, particolarmente bella. Io non sono bravo a ricordare, veramente non saprei. Ma no, sì, forse è Del, ma ci sono state anche altre partite più entusiasmanti. Volevo chiedere, Sabatini chiederà alla fine del partito della Roma, che chiederà di disponibilità a Catania per prenderlo. E mi auguro che lo chiedano anche a me. Buonasera. Buonasera. Domanda secca. Io resto se. Io vado se. Sono due, è sempre la stessa? Ah, sì, no, io resto e io vado. Io vado se. Ma no, l'ho risposto prima. Tanto ad oggi non ci sono condizioni che possa dire. No, mi lusingo, ma ci sono tante altre cose da valutare, ma ripeto, sarebbe eventualmente la situazione a non sapermi fare dire di no, così come ho detto l'anno scorso, se qualcuno di voi ha seguito, che non pensavo che il mio percorso da allenatore sarebbe dovuto essere lontano da Roma, ma al contempo se mi avessero detto di restare non sarei stato in grado di dire di no, perché ci sono anche altri aspetti, e vale anche adesso. In parte, e il resto perché mi trovo bene e credo che razionalmente sarebbe la scelta probabilmente più giusta. Ultima cosa, ipotizziamo per un attimo che l'anno prossimo ci ritroviamo alla prima conferenza stampa con questo caldo. Un amministratore delegato che faceva davvero 1 e 3
assolutamente questa ambizione in generale, quindi già è talmente difficile, complicato, faticoso. No, dico faticoso fare l'allenatore, che sarebbe un ruolo che assolutamente a cui mi vorrei sottrarre piuttosto, proprio perché credo che un allenatore debba fare l'allenatore. Inter, se Catania avesse centrato una qualificazione europea, lei oggi avrebbe tutti i dubbi? Sì, perché penso di averlo spiegato forse anche più chiaramente di quanto avrei voluto, senza uscire dall'ambito puramente calcistico, però non ce l'ho fatta e quindi penso che di aver già risposto ampiamente a questa domanda, insomma. Bene, buona doccia. Madonna, che sudata.